È stato esitato il 30 giugno il progetto definitivo per quanto riguarda il tormentato iter della Ragusa Catania ed è in fase di redazione il progetto esecutivo. Quest'ultimo, con il precedente percorso del progetto di finanza, era quasi pronto, ma adesso tutto è rimesso in discussione. Il segretario alle infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, nonostante le sue continue rassicurazioni, non convince il comitato che da decenni segue il caso. Anche perché il nuovo progetto esecutivo, a differenza del precedente, dovrebbe essere composto da 8 lotti funzionali. Intanto si cercano risposte e interlocuzioni. Il ministro De Micheli, nel dicembre del 2019, chiarisce uno dei componenti del comitato, Roberto Sica, aveva spiegato che la nomina del commissario era ormai al di là da venire. Dopo 10 mesi, però, ancora nulla. Sappiamo che non sarà più un politico, ma si tratterà di un tecnico con determinate caratteristiche proprio per rispondere alle esigenze dell'attuale fase progettuale. Il comitato nei prossimi giorni solleciterà ufficialmente il governo nazionale per comprendere a che punto dell'iter è la pratica per la redazione del progetto definitivo. La Ragusa Catania, come manifestato dall'attuale esecutivo nazionale più e più volte, sarà realizzata senza alcun tipo di pedaggio.